Amici di Radio Claronda in Blu, quest'oggi siamo tornati nel periodo barocco, nell'aprile del 1786. Siamo nel Burgtheatre, il teatro nazionale austriaco di Vienna, in attesa del nostro ospite, un compositore che ha lasciato il segno nella storia della musica. Sembra però che in questo momento il maestro sia molto preso e... Gut, perfect. Ora nuovamente da capo. Partiamo dal duettino del primo atto. Mi raccomando un po' più di brio, Violini, dovete stare ben da presso ai fiati. Erbenucci, si ricordi. 5, 10, 20, 30 sul battere. Non prima e non dopo. Non seguiterà a essere tardivo in tutto il primo atto. Fraustorace, beh, voi siete perfetta come sempre. Ai vostri posti. E... 1, 2, 3. 5. 10. 20. 30. Oh, perfetto. 30, 6. Mi scusi, mai, dame, in vero avevo obbliato la presenza vostra ed stavamo discorrendo in merito? Ecco, non potremmo appartarci per alcuni minuti. Come vi dicevo, io sono venuta qui per... Mein liebe dame, altro non soggiunga. Damen und Herren, devo testé allontanarmi per qualche minuto. Voi seguitate con le prove. Mi raccomando, violini, state ben da presso ai fiati. Gut, da questa parte, meine Dame. Bene, ora siamo soli. Ho notato che siete italiana, dicevate? Sì, ecco. Come vi avevo già detto in precedenza, io sono venuta qui oggi per poter intervistare voi. Wolfgang Amadeus Mozart. Intervistare? Sì, Herr Mozart. Porvi alcune domande sulla vostra vita, sia come compositore che come uomo, diciamo. Dunque voi siete una di quelle donzelle che vuol sapere di me. Meine liebe Dame, son servo vostro, ma debbo altresì avvertirvi ch'io sono felicemente maritato. Non di meno, se ciò per voi non è ostacolo, potremmo approfondire la nostra conoscenza. Herr Mozart, vi prego, vi informo che anche io sono felicemente sposata. E il mio interesse per voi è puramente a scopo informativo. Io sono qui oggi solo per porvi qualche domanda. Vabbè, in cotal caso, meine dame, chiedo venia e porgo le mie più sentite scuse. E vi prego, potete nomarmi Mozartus. Dopotutto, così fan tutte. Mozartus? Perché? Oh, è solo un gioco. Una burla, che dir si voglia, che intrattengo con gli amici miei e le belle dame, dovuta al meine name, al mio nome, scusate. Pochi in vero lo conoscono, il che per me è un bene più che gradito. Non mi è mai piaciuto molto, infatti. Dovete sapere che il mio nome completo è Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Un nome ben più lungo rispetto a quello che tutti conosciamo. Ya! Yeah. Si immagini quando le circostanze obbligano la mia persona a firmare per esteso. Ma sebbene avete prestato l'orecchio vostro, Chrysostomus, Wolfgangus, Theophilus, un sacco di us, insomma. Così ho preso a volte l'abitudine e l'ardire di firmarmi anche Mozartus. Comico, divertente, non trovate? Sì, certo, contento voi. Comunque preferisco il più comune Mozart, se non vi spiace. Ma
Scusate, allora Amadeus? Oh, elementare traduzione latina di Theophilus. Amato da Dio, o colui che ama Dio. E certo, il mio talento presso la musica è una bella dimostrazione d'affetto da parte dell'Altissimo, ma... Meine Damen, le assicuro che io non amo solo Dio. Herr Mozart, per favore, volete smetterla di fare il Don Giovanni della situazione? Vi ho già detto che sono sposata. Don Giovanni? Questo nome mi ispira. Oh, ma via via, non abbiate a temer la mia persona. Gli approcci miei non sono altro che semplici giuochi innocenti. Mi definiscono già fin troppo Wöstling, troppo libertino. Non mi permetterei mai di scendere così in basso da disonorare lo sacro vincolo degli sponsali. Anche se ammetto che non è la prima volta che una simile situazione mi s'appressa. Quale? Adescare altre donne? No, via. Ma che altre dame mi si propongano per, come dire, approfondite conoscenze, beh, quello sì. E io cerco ovviamente di misurarmi. Dopotutto il mio matrimonio con la mia Costanza non ha nulla ad invidiare con quello dell'opera che stavo poc'anzi orchestrando. Le nozze di Figaro? Ja, kut, siete ben informata. E pensate che questa è la mia prima opera in italiano, sapete? Ma non tema, non sarà certo l'ultima. Ho già diverse idee. Però non è un'opera inedita. Che volete dire? Intendo dire che non l'avete scritta di vostro pugno quest'opera. È basata su una commedia francese, non è vero? Meine Dame, voi siete molto più che erudita. ma comunque quella è tutt'altra storia. L'ho revisionata, corretta, riscritta in meno di 6 settimane. Quelle che porto in scena io sono le vere nozze di Figaro, un racconto di intrighi, sospetti ed equivoci di un'unica giornata trasformati in un'opera perfetta. Tutto per braccare questo pazzo sentimento che tutti chiamano Liebe, amore. E in amore come in musica io ho una certa conoscenza. Avete dovuto riscrivere l'opera molte volte? Nein. La prima stesura era già perfetta, così come la mia mente la fea musicata. Era come se le note fluissero dai miei pensieri alla mia mano, dalla penna allo spartito. Ma avete detto che l'avete riscritta e corretta? No, non per mio fallo. Ho dovuto, sì, portar rimedio perché lo tema affrontato era schwer... troppo forte per il mio mecenate. Si trattava di opera proibita, sapete? Non avrei dovuto nemmeno scrivere una nota a riguardo. Eppure la musica mi chiamava, come quando Dio chiama a sé uomini e donne per farne preti e monache. Così la musica chiamava me. Come potevo dunque rifiutare lo dono che Dio stesso mi ha fatto? Scusate, Herr Mozart, avete detto che l'opera era proibita. E come mai? Picottismo, potremmo dire. Ma che questo mio giudizio resti entro le teatrali mura. Vedete, la commedia in Francia ebbe a ridire sull'istituzione sociale costituita, insinuando polemiche tra le classi sociali. Quindi la nobiltà francese ha, possiamo dire, visto i propri difetti palesarsi davanti ai propri occhi e non è stata affatto contenta. Ovviamente i potenti sono sempre in contatto gli uni con gli altri e... beh, capirà. Sono quasi tutti parenti tra loro. E così quando i reali di Francia hanno abbaiato allo scandalo, il mio mecenate ha subito proibito che la commedia venisse più attuata nei suoi teatri. Perché il vostro attuale mecenate, ricordiamolo, è l'imperatore Giuseppe II d'Austria. L'imperatore Giuseppe II d'Asburgo-Lorena. Un uomo che io reputo già di più ampia mentalità. Se non altro perché vuol disfarsi del giuogo che la Chiesa ha ancora sullo Stato. Io non ho mai avuto buoni rapporti con gli ecclesiastici. Il mio ultimo datore di lavoro, poi. Un vero Schnaugraft. Un babbeo che di musica non capiva nulla. O almeno non capiva la mia musica.
Ma vi riferite al principe vescovo di Salisburgo, Hieronymus von Coloredo, immagino? Ja, dat is war. Proprio lui. Un uomo veramente detestabile e insofferente alla mia persona. Non trovava sfago massimo se non nell'insultarmi, nel definirmi un immaturo, un giovane depravato. E perché poi? Solo perché ogni tanto qualche dame mi si avvicinava per conoscermi, o perché ero tardivo nei miei impegni presso la sua corte? Ma aveva nominato suo organista, ma in realtà lui voleva solo uno Spassvögel, un giullare di corte. Ho avuto a che redir di lui più di una volta, sa? E alla fine, quando m'ha licenziato, ha pure avuto l'ardire di pronunziare coteste parole. Lasciatelo andare, non ho bisogno di lui. Quel vecchio trombone intonacato. Strano. A quanto mi risulta, Sua Eccellenza il Vescovo Coloredo è una persona di aperta mentalità. È stato definito come un personaggio molto attivo nell'ambito artistico e letterario, oltre a quello ecclesiastico. Non è lui che ha voluto circondarsi di musicisti che paga lui stesso per intrattenere la corte di Salisburgo, musicisti che peraltro hanno anche occasione di poter studiare grazie a lui. Right. E poi licenzia me, il migliore di loro. La mia musica vale 100 volte più di quei miseri musicisti che dovrebbero limitarsi a suonare degli organetti di strada. Ma no. No, lui si accontentava delle esibizioni musicali scadenti. Certo, fin tanto che chi le musicava gli si prostrava alle cargli... Herr Mozart, vi prego! A leccargli i piedi. Meine liebe dame, siete un tantino maliziosetta, sapete? Beh, comunque, e poi lo stesso denigrava la mia di musica. Denigrava la perfezione. No, quell'asino non ci capiva niente di musica. È stata una fortuna per me aver lasciato la sua corte. E poi, quando sono giunto a Vienna... Avete iniziato a lavorare per l'imperatore Giuseppe II. Ja, un uomo illuminato, non c'è che dire. Finalmente un uomo che non porrà freno al mio genio musicale, ho pensato. Per tale motivo, ich war überrascht, sono rimasto sorpreso nell'apprendere l'ostacolo che l'imperiale suo editto mi poneva. Quando gli è giunta voce da gentaglia che era invisa la mia musica, che io stavo mettendo in opera Le Mariage de Figaro, m'ha subito convocato dinanzi alla maestà sua per chiedermi cagioni. E non avete avuto conseguenze per questo? Disobbedire a un imperatore non è certo cosa da poco. All'inizio l'imperatore era altresì contrariato, infatti. Non voleva cedere in alcuna maniera a quello che considerava solo un capriccio d'artista. E grazie al cielo che lo considerava tale, perché se avesse mai pensato che fosse atto di tradimento, a quest'ora sarei rinchiuso da qualche parte e avrebbero gettato via la chiave. Di sicuro Rosenberg o il gran ciambellano di corte avranno fatto male lingua di me e delle mie intenzioni, portando l'imperatore a dubitare quindi dello mio intento principale. Che sarebbe? Meine Dame, ich sprech von Liebe, io parlo d'amore. Solo questo è l'intento dell'opera mia. Io, Mozart, ho intenzione di mettere l'amore in musica così che il pubblico possa inebriarsi di esso con tutti i sensi. Non certo fare politica o proseliti sulla... Intollerabile. Das ist untertragig. Vogliate scusarmi? Stop and die music! Dico, quante volte ancora dovrò ripeterlo? Schnell! Più veloce che questo punto! È una scena di riso, di tensione, le parole vanno di fretta, non vanno affettate! Rifate dall'inizio dell'aria. Frau Storace e Frau Bussani, anche voi, con più foga! Aprite, presto, aprite! Sortite, andate via di qua, andate via di qua. Ogni che scena orribile, che gran fatalità. Partite, non tardate, che scena orribile. Di qua, che gran fatalità. Di là, che gran fatalità. Le porte sono serrate, che mai sarà.
Così si fa, così, seguitate, orsù. Uccide, seguito! Perdonatemi, ma a volte è terribile avere a che fare con persone che lo cenno mio non comprendono appieno. E sì che con questa parte l'abbiamo provata più di una volta. È tremendo avere un dono così grande e non avere nessuno con cui condividerlo. Anche se... Anche se? Beh, in verità ci sono solo due persone che hanno compreso il mio talento sin da principio. E chi? Beh, mio padre Leopold und mia sorella Nanarel. Mio padre ci ha allevato subito all'arte musicale, quale compositore rinomato a Salisburgo. Ci ha fatto suonare ogni strumento e in ogni loco ove la musica imperava in Europa, coltivando il nostro talento sin dalla tenera età. Ho sentito infatti che la vostra prima composizione musicale l'avete scritta a soli 6 anni di età. Non è vero, Herr Mozart? Nein, questo è falso. Ah, ecco. Mi pareva strano che un bambino così piccolo potesse... L'ho composta a 5 anni. Dai 6 in poi ho viaggiato con mio padre e unt mia sorella per l'Europa, soprattutto in Italia. Non mi fa intenda, è servito a entrambi, ma ammetto che a volte nostro padre esagerava nel metterci alla prova. A più riprese, infatti, pur di dimostrare il nostro talento, io e mia sorella abbiamo dovuto suonare da malati. A tal punto vi spronava? Nostro padre era così fiero di noi che a volte dimenticava che io e mia sorella eravamo kinder, degli infanti, soggetti quindi a gravi affezioni molto più di altri. Da piccolo mal sopportavo questo continuo viaggiare solo perché mio padre potesse pavoneggiarsi dei suoi figli prodigio. Ma oggi, anche se non lo vedo da molto, capisco i motivi per cui ha voluto da me un simile impegno. Non vedete spesso vostro padre? Purtroppo no. Ci scambiamo una leggera corrispondenza. Abbiamo avuto diversi rauferai, dei tafferugli, diciamo, negli anni. Dal mio licenziamento da Colloredo alle mie nozze con Constance, che lui non vedeva assolutamente di buon occhio. La medesima opinione, poi, la via mia sorella. Secondo loro ho un comportamento troppo dissoluto. Beh, certo non siete modesto, devo dire. Mai ne dame. Se ho imparato qualcosa in questi anni è che la vita è una sola e io la sto vivendo con la mia musica. È la mia musica che mi fa essere grande. Come posso dunque essere modesto in ogni mia altra scelta? E poi andiamo. Ho 29 anni e lavoro per l'imperatore d'Austria. Che può succedermi? Beh, se la pensate così... ma ditemi ora, com'è lavorare per l'imperatore? No, a volte facile, a volte difficile. E benché io lo apprezzi come uomo, ammetto che ha un difetto che purtroppo fatico a sopportare. Cioè? L'imperatore non ha orecchio. Io e Salieri ci dilettiamo a volte a fargli suonare qualche pezzo al clavicembalo, ma... Schreckling! È terribile, ma in fondo che cosa gli si può mai dire? Che non è capace di distinguere le note? È pur sempre l'imperatore, dopo tutto. E con Salieri? Avete un buon rapporto con lui? Oppure bisogna dar credito a certe voci che vi dicono nemici? Perché mai dovrei essere nemico di Salieri? E perché mai lui dovrebbe esserlo di me? Abbiamo un semplice rapporto tra colleghi. Mein Gott, è uno dei pochi con cui possa discorrere di fera musica. Certo, non è un talento nello scrivere opere, ma almeno ho qualcuno a corte con cui potermi sfogare, soprattutto quando Rosenberg o altri suoi pari mi rendono la vita impossibile. E poi ha trovato la mia opera Wunderbar, meravigliosa. Come potrebbe mai costui essermi nemico? Salieri vi ha aiutato a scrivere l'opera? Nein, nein, nein. Salieri certo non è mio nemico, ma non volevo che altri musicisti ci mettessero le mani. Le nozze di Figaro sono una mia creazione. E una volta creata, io e Lorenzo abbiamo giocato bene le nostre carte e... anche se abbiamo avuto osteggiatori in ogni loco, al fine abbiamo trionfato sulla metal clausura dell'intera corte imperiale. Ma questo Lorenzo di cui parlate è Lorenzo da Ponte, giusto? Mm-hmm. Il vostro amico librettista che ha scritto e tradotto per voi l'opera in italiano.
e chi ha messo in parole la vostra musica. Right, meine Dame. E non è qui con voi oggi? Ja. Partecipa alle prove ogni qualvolta gli impegni suoi non gli recano disagio. Il nostro è stato un greve duetto, mi creda. Io ho avuto l'idea, scritto la musica, trasformato una commedia satirica in qualcosa di maestoso e lui, beh, ha scritto le parole. Una piccola parte rispetto a tutto il lavoro che ho fatto io, ma l'ha fatta bene, direi. Bisogna, come si suol dire in italico, dare a Cesare quel che è di Cesare. E poi io non sono una persona che ama vantarsi, so anche condividerla la gloria se serve. Si aggiunga a ciò che mi sta ancora aiutando a superare quello che spero sia l'ultimo ostacolo imperiale. Ma allora avete avuto altri problemi nella messa in opera? Beh, immagino sappiate che l'imperatore Giuseppe II ha proibito il balletto nei suoi teatri. Ebbene, io e Lorenzo abbiamo inserito un balletto alla fine del terzo atto. Oh sì, quando Figaro e Susanna finalmente possono convolare a giuste nozze, poco prima del quarto atto. Wunderbar, meine Dame. Voi mi sorprendete sempre più. Però, mi scusi, Herr Mozart, non le sembra di tirare un po' troppo la corda? Insomma, mi sembra che l'imperatore le abbia dato abbastanza spago dandole il permesso di mettere in opera le nozze di Figaro. Adesso vuole nuovamente sfidare la sua autorità per un balletto. Ma non farebbe meglio a lasciar perdere? Mein liebe Dame, voi non capite, la mia opera è perfetta! Come posso io riscrivere la perfezione? Sarebbe come chiedere a Dio di rifare il creato. Beh, insomma, siete un po' presuntuoso, lo sapete. Paragonarvi a questo modo a Dio. Aspetti di ascoltare tutta l'opera dall'inizio alla fine, prima di giudicarmi. E solo se vi sarà sgradita potrete darmi del presuntuoso. E poi io non intendo sfidare l'autorità imperiale. L'imperatore cambierà idea non appena assisterà alle prove. La scena del balletto resterà invariata, ma une musique, senza la musica. Un balletto senza la musica? Ja, lo vedete? Persino voi lo trovate assurdo. E come potrebbe pensarlo un imperatore? Quindi, voi lo avete invitato qui oggi a presenziare alle prove con l'intento di mostrargli un balletto incompleto, in modo che sia l'imperatore a chiedere che la musica venga utilizzata. Gut, right! Capite? Non c'è nessuna sfida all'autorità dell'imperatore. Herr Mozart, è uno stratagemma molto sottile e psicologico questo. Siete certo che cadrà nel vostro tranello? Senza fallo, mein liebe Dame. Credetemi, quell'uomo è molto facile da capire e anche da manipolare. E poi cosa mai potrebbe andare storto? Psst, psst, è diretto. Vogliate scusarmi, mein Dame? Mein Damen, vi prego di perdonare la scortesia, ma urge nuovamente la mia presenza come direttore dell'orchestra. Sembra che l'imperatore sia giunto. Eh sì, anch'io devo andare adesso, Herr Mozart. Oh, avrò occasione di vedervi alla prima? Purtroppo non mi tratterrò a Vienna, ma credetemi, sono certa che l'intera opera sarà un successo, Herr Mozart. Vi faccio tanti auguri! Siete uscita di senno! Mai fare gli auguri a teatro! Et is verboten! O volete la mia rovina? Tutt'al più si augura buona fortuna! Ma poi, perché scomodare la dea bendata? Non mi serve la fortuna. Dopotutto io sono Mozart. Ah, vostra maestà, benvenuto! Spero che questa prova possa farvi cosa gradita. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns beginnen! Eins, zwei, drei! Oggi, per Radio Claronda in Blu, Alessandra ha intervistato Mozart, interpretato da Andrea.